Cioè la segretaria di un politico va per comprare il detergente intimo del suo capo in una profumeria. Che il commesso gli fa, dice, però quale piglia? Ora non lo so quale piglia. Mi dia un indizio, un aiuto, dice. Di che colore è? Ma non lo so. Detergente intimo, dico. Che bottiglia c'ha? E non me lo ricordo. Mi può dare un aiuto? E il sapore è di pesca sciroppata. C'è uno, no? Incontro un suo amico, dice, oh, ho trovato una ma buona, guarda, che sono andato a prenderla in macchina, siamo usciti insieme e lei mi ha detto, sei fantastico, non cambiare mai. Dice, te che ti ha fatto? Ho bruciato la frizione. C'è una pornostar, no, che si chiama Oriella Lamonella, che sta girando un film porno in un bosco, no? A un certo punto gli scappa ad andare al gabinetto e dice, madonna, come fa? Dice, boh, andrò dietro questo cespuglio, no? Si che va dietro questo cespuglio e fa tutto il che deve fare. A un certo punto non sa come fare a pulirsi e prende una foglia di una pianta che c'è lì, no? E sente fare, ah, ora sì. Che dice, chi è? Continua a pulirsi, dice, brava Oriella. Ma chi è? Dice, sono il tuo culo, Oriella, dice. E che tu vuoi? Dice, ah, finalmente dopo tanta carne un po' di verdura ci voleva. C'è uno va dai dottore, dice, dottore, io mi sento male, si metta qui. Che fa? Dica 33, 33. Dia 33, 33, dia 33, 33, c'ha calcoli. Siete pronte? Prontissime. Pronte. Allora, ci sono due amiche che si incontrano, no? Perché si incontrano? Dice, guarda, ti vedo tutta triste, che hai fatto? No, guarda, sta zitta. Cioè, ho parlato con il mio principale, dopo che mi ha detto io a lavorare non ci vado più. Ma aspetta, ma parlaci per bene. No, guarda, non puoi capire che cosa mi ha detto. Io non ci vado più. E che ti ha detto? Mi ha detto, sei licenziata. Allora c'è una figliola che imbrocca il calciatore più pagato del mondo. Va bene? Ma proprio più pagato di lui non c'è nessuno. Allora vanno a casa, iniziano a spogliarsi, il calciatore si tira via la maglietta e c'è scritto il Reebok. Dice, come mai ti ha scritto Reebok? Perché quando io faccio un gol, mi levo la maglietta, la Reebok mi paga. Capito? Accidenti. Che si leva pantaloni e sulla coscia c'è scritto Nike. Dice, come mai ti ha scritto Nike? Perché quando mi strappano pantaloncini, almeno si vede la scritta Nike e la Nike mi paga. Accidenti. Si spoglia e sul pisello c'è scritto AIDS. Dice, e che tu c'hai l'AIDS? No, quando riesce diventa Adidas. Una figliola vuole iniziare a lavorare in uno studio di tatuaggi, no? Vuole iniziare a fare tatuaggi. Allora va a questo studio, che dice, ah, buongiorno, che c'è il direttore, fa, e io vorrei iniziare a fare tatuaggi. Dice, ma sei brava, sono bravissima, tra le migliori. Ah, accidenti, e, perfetto, potresti venire a lavorare qui. E quanto si guadagna? Ora, all'inizio su 2000 euro in mese. Dopo sei mesi, tra sei mesi anche 2.500-3.000 euro. Perfetto, io verrei. Bene, quando inizieresti? Tra sei mesi. Allora ci sono due amici che uno rifà quell'altro. Dice, senti, ho questo problema. C'ho bisogno di questi soldi. Di quanto tu c'hai bisogno? C'ho bisogno di 5.000 euro. Te li presterò io. Che? Va in banca, piglia 5.000 euro, glieli porta e lui l'abbraccia e dice grazie. Dice, io buono, come mai tu mi abbracci così tanto? Perché ho come l'impressione che non ci si ama più. Un uomo entra a casa, no? Torna a casa, dice, e gli fa alla moglie, oh, allora, se io vincessi alla lotteria, che faresti? Prenderai metà dei soldi e andrai via. Ecco, allora guarda, ho vinto 12 euro. Tieni 6 euro e levati da coglioni.